Bella a tutti ragazzi, rieccoci qua sul mio canale di Shine Games. Siamo arrivati al settimo episodio degli Skyblock. Bene, nell'ultimo episodio eravamo rimasti con la costruzione della nostra piccola dimora, dai, chiamiamola così. E queste erano le fondamenta. In più è cresciuta un po' di canne da zucchero, un po' di canne sono cresciute, qua qualche melone. E lì cerchiamo di far crescere il grano. Ora andiamo a vedere se c'è delle ossa, non ci sono delle ossa. Come avete visto ho preso un po' di cobblestone e ho svuotato l'inventario per comodità. Quindi ora come ora prendiamo un po' di cobblestone, facciamo una piattaforma. Direi qua. Ah già. Adesso mi devo ricordare di usare. Ma però i mob sulle slab spawnano. Non mi pare, sai che sapete che i mob spawnano sulle slab. Non lo so. Vabbè, per sicurezza la piattaforma la facciamo con i blocchi. Perché c'ho questo dubbio che le slab non facciano spawnare i mob. Vabbè, noi facciamo così, facciamo una piattaforma per i mob. Altro ci serve lo scheletro, cioè ci serve lo scheletro, ci servono le ossa dello scheletro. Dobbiamo creare una piattaforma al buio, così quando diventa notte spawneranno un po' di mobettini. Bene, direi che qua basta. 1, 2, 3, 4. 5, 6, guardate che bella piattaforma che ho fatto, sono un vero builder, vado, e non dobbiamo illuminare niente qua, però per sicurezza adesso con legno mi faccio una recinzione e la metto intorno per evitare che i mob magari mi scaraventino giù, ma non voglio morire con magari le ossa, le mie amate ossa che ho preso. Qua siamo nella 1.8. Ecco, questo è il nuovo crafting della 1.8, lo sapete anche voi. 3, 6, avevamo detto 6, 12, no 9, 12, 18, 6, 12, no, aspetta, ci servono tante di più, tutte le voglio. 21 non bastano. 45, vai, dovrebbero bastare. Ok, no, aspettate, mi serve, ah, c'è un blocco, ce l'ho. Ok, quindi ho fatto poi vedere il crafting nuovo delle staccionate. Sta 1.8 che metto crafting staccionate perché? Perché possiamo fare dei colori diversi, ma noi siamo colori di base. Quindi, questo mettiamo lì ed ecco la nostra staccionata, che noi non cadiamo di qua. No, perfetto, e la podia sì, stavo cadendo giù come un cretino. Così abbiamo la sicurezza di non morire. Vabbè, anche i mob non muoiono, così i loro drop non vengono sprecati. E ci servono altre staccionate, mi sa che non bastano. Ne avevo 45, solo per fare un lato, non c'è la metà. Guardate qua. Ok, andiamo a prendere l'altra legna. Vabbè, non ce ne servono tante. Sempre se non le spreco. Porca, ricominciamo. Quindi ne ho due, uno, due, vabbè. Ok. Piano con salti, e poi saltiamo giù e non torniamo più su. Allora, ci serviva anche un'accetta. Eccola qua. Vabbè, usiamo... ecco ragazzi, quando poi ho spento il video ho pensato che questo è bello come materiale per la casa. Quindi, invece di fare di usare stone brick, che useremo per un'altra cosa, all'interno qua, mi piacerebbe farlo così. Guardate, è bello, a me piace, l'importante è che piaccia a me. Ok, torniamo, ah già, possiamo usare anche questi. Allora, facciamo, fermo, così. Ne facciamo 32-40, mettiamola, lo dividiamo in due, questo mettiamo qua, si divide in due e facciamo questo. Ah già, però sono bianche, ma chi se frega, sono belle, bicolor lo facciamo, intanto diventa notte giusto in tempo, eh? Quanto siamo? 8 minuti? Porca cacca, 8 minuti già, abbiamo fatto una cazzo di piattaforma, ci sono passati 8 minuti,
Sono belle bianche anche, eh. Mi sa che quando giocherò io qualche survival userò solo quelle bianche. Sono molto più fighe. Ho fatto un po' tante in più. Guarda che figo. Però non vorrei cadere neanche giù di qua. Adesso non so cosa farmene. Allunghiamo di qua. Vai, basta così. Ora ci allontaniamo. Piano. Uno scheletro ci serviva, sì, cazzo. Noi abbiamo fatto quella cazzo di piattaforma e lo scheletro dove spawna in casa. Vabbè. Vieni qua, stronzetto. Dove sei? Dammi le ossa. Sì, le ossa, le voglio tutte le ossa. Le ossa, le ossa. Andiamo subito a far crescere questo. Comunque avete visto in lontananza dei zombie? Un altro po'. E ne abbiamo tre, usiamoli subito per... Non per i fiori, per... Un seme mi ha dato. Oh, serio? Un seme, vabbè. Un seme abbiamo e un seme usiamo. Va bene. Creeper, zombie, di tutto abbiamo lì. Però non voglio andare con come dire, tutto l'inventario pieno in un'accetta. Quanto leva l'accetta? 4. Facciamo una spada. Questo lo posiamo tutto. Cazzo! Perché c'è un creeper lì? Ma non è buio? Merda. Non esplodere. Non esplodere. Ultimo colpo. Yeah, I'm kill you. Devo fare qualche torcia in più. Aspetta che mangio una mela, poso questo, ne prendo uno, due, facciamo subito la spada. Aspettatemi che arrivo, stronzetti. Guardateli tutti che mi aspettano, i creeper non mi piacciono per niente. Oh, zombie! Stanno morendo uno dopo l'altro. Diciamo che devo... Mettiamone uno, va. Niente mi ha dato. Ma che cazzo? Basta colpirmi, ti devo ammazzare io, non te a me. Dammi tutto. Ok, questa zona devo mettere un cancelletto. Una farm? Moto, che idea. Che idea. Posso fare la farm che ho fatto nel mio tutorial. Ma quello lo facciamo nel prossimo episodio. E mi sa che la velocizzerò e prenderò un bel po' di materiali. Allora, sono andato via e c'ho altri mob. Noi pensiamo... Che cazzo? La freccia che mi trafigge ovunque. Ok. Vabbè. Oh, altri semi. Guarda, è veramente strana la cosa. Nei survival, quando hai i semi nell'inventario, tende sempre a buttarli via e dici che palle sti semi di merda. Invece qua... Devi sempre averli. Bene. Ne abbiamo 6. Ta-ta e ta. Facciamone crescere uno. Beh, una piccola farm di grano è fatta. Quindi anche qua un achievement è finito. Questa non ci serve. Leviamola. Basta, anguri. Ora abbiamo il grano. E anguri ne teniamo 2 o 3. Ok. Raccogliamo anche le angurie. Siamo qua. Beh, per ora abbiamo quello. Ora procediamoci. Sì, ma che cazzo di linguaggio è? Procediamoci. Procediamo a fare là sotto. Giusto finire un attimo la base di sotto. Allora, hanno detto questo lì, questo lì, questo lì, questo lì. A me piace decorare. Guardate. È già tutta un'altra cosa. È molto più bello. A me piace. Vabbè, almeno a me piace molto. Bene, tralasciando il fatto che manca qualche blocco, il pavimento è finito. Quindi direi che è ottima come cosa. Mettiamo una luce lì. Uno, due, tre. E poi qua mettiamo due. E siamo a posto. Non altre. La mettiamola. Guarda, la torcia non si vede neanche.
Bene ragazzi, direi che anche per... Cos'è? Il settimo? Sì, settimo, mi è piaciuta un'altra. Il settimo episodio dello Skyblock è tutto. Riassumendo, abbiamo iniziato la farm di grano. Abbiamo finito praticamente il pavimento della nostra casa, creato una piccola mob farm dove andiamo a ammazzare quel creeper. Creeper cosa ci droppa? Soltanto proprio da sparo, non ci serve niente, però vabbè. Ammazziamo questo creeper. Vieni qua, stronzetto. Sì, tu, proprio tu. Ok, l'ultimo colpo, ta-ta! Ok, questa piccola farm dove amplieremo nel prossimo episodio. E nient'altro, mi racconto un po' di legna. Quindi, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo con l'ottavo, a questo punto, episodio degli Skyblock. Vedremo cosa fare, se fare la farm lì o finire un attimo la casa. Io intanto raccoglierò un bel po' di legna in offline mode, cioè senza farvi vedere, così non vi annoiate. Ci vediamo all'ottavo episodio, grazie alla visualizzazione, lasciate sempre un like su Facebook e su video. Ciao a tutti ragazzi!